Abbiamo evocata più volte, e qui c'è tanto da fare. Sì, ma noi stiamo facendo tanto, ci fa piacere appunto lei è venuto, si è occupato, si sta occupando anche appunto di quello che a noi ci impegna quotidianamente, 365 giorni l'anno, perché conosciamo perfettamente. Avrà visto comunque che si tratta sicuramente di una proprietà importante, quindi per noi insomma, ecco, noi ci siamo. Siamo, come c'è la regione, come c'è appunto Sandro, insomma ecco, nell'impegno quotidiano che ci compete. Allora, professore, andiamo a fare è già riallacciata e quando è stata la lei conosce perfettamente, ma comunque non credo che adesso voglia anche l'onorevole approfondire aspetti che sono di natura gestionale. Sono venuta appunto per salutarlo, penso che la sede opportuna sia proprio quella della, appunto anche della sede, dove noi appunto abbiamo perfettamente la piena conoscenza di quella che sono appunto le caratteristiche dell'edificio, un edificio particolarmente importante da un punto di vista della domotica, quindi insomma ecco, per noi domotica non funziona, ma insomma è funzionante, forse, e cosa funziona della domotica? Forse ci servirebbe più un corso per far conoscere il modo di far funzionare appunto però le faccio un esempio. Se i vetri oscuranti non sono oscuranti, sì, sono sì, semplici, sì. Non è che bisogna fare il corso per farli oscuranti. I vetri oscuranti sono vetri che naturalmente sono quelli previsti nel che erano previsti nel contratto, certo. Sì, ah, sì, non sono certo. Oscuranti, non erano certo, oscuranti. Ma erano, sono quelli vetri che possono essere anche oscurati tranquillamente, insomma, ecco, da una tenda, però le ripeto. Io credo che veramente per quello che mi hanno rappresentato l'unica soluzione sia per le situazioni più gravi dare il contributo autonomo, sì, loro non, vanno non, di non in questo caso forse e poi rientrano forse. Quando è funzionante no, guardi, noi per quanto riguarda questo appunto questo edificio ci sono state anche diverse richieste da parte degli inquilini di essere trasferiti in altri edifici e sono stati trasferiti circa già 7 famiglie e naturalmente siamo a disposizione per quanto riguarda la possibilità di trasferire tutti coloro che mostreranno questa volontà. Non è una questione di polemica, ma c'è un avvocato che ha chiesto delle carte, ha chiesto anche quali erano, sono a tutte le sono, no, non è vero, sì, non è allora vero. Ce l'ho qui, il protocollo, forse lei mi diceva che lei l'ha avuto quel protocollo. Ma questa è stata mandata ieri. È stata mandata ieri, però vorremmo anche capire e ci piacerebbe sapere mandata. Quali sono i criteri, sì, per lo spostamento di alcuni, certo, sì, certo, ed altri sono no. Sono i criteri che sono stati già adottati dal comune in precedenti assegnazioni. Se lei ha qualche dubbio può venire comunque, come ha sempre fatto, e c'è stata sempre la disponibilità a riceverla, e come lei ha sempre fatto, noi le abbiamo fatto vedere tutto, lei ha sempre avuto la piena conoscenza degli atti. Se dice questo, dice esattamente una bugia. Perché conosco bene il concetto di... Sono venuta al consigliere Taglieri, non abbiamo mai avuto gli atti. Ho detto anche perché sicuramente parliamo la stessa lingua, visto che siamo entrambi avvocati. Per cui... non la stiamo facendo, ma sicuramente l'accesso agli atti, il diritto dell'accesso agli atti lo conosciamo bene. E quindi tutte le volte che ci è stato chiesto è stato naturalmente stato messo a disposizione. Parliamo trovare delle soluzioni, perché se non troviamo le soluzioni inutile adesso. Assolutamente no, però chi la paga per il riscaldamento? È solo per una la stessa che fanno tutti gli edifici, sì, siamo sempre presenti, lei lo sa, presenti. Quindi, certo. Rientrare con finestre, certo, tapparelle, certo, rotte, certo. Termosifoni rotti, no, non mia mamma c'ha...
Come non c'erano erano gli stessi della situazione precedente, sì. Perché gli è stato onorevole, è stato fatto un intervento lì finalizzato al miglioramento sismico del palazzo, perché naturalmente il finanziamento è relativo al miglioramento, per cui il contratto è stato regolarmente adempiuto, e se non che all'atto della riconsegna dell'edificio abbiamo potuto constatare con gli inquilini che c'erano delle situazioni di più che malfunzionamento di arredi che erano stati, li avevano trovati appunto rovinati. È per questo che c'è adesso comunque una stretta intesa sia con l'impresa, con il direttore dei lavori, per trovare anche lì insomma una soluzione. Ma tutto sommato ecco, noi non abbiamo mai fatto, non ci siamo mai tirati indietro, c'è una costante interlocuzione, non, tra l'altro è quello che ha sempre caratterizzato il rapporto tra noi e gli inquilini. Poi, Mi sembra che ci sia grande insoddisfazione per malfunzionamenti vari e che rendono ovviamente, poi lei lo sa come funziona l'abitazione, se la luce, come faccio un esempio, come è stato rappresentato. Se uno deve accendere la luce della camera da letto alla cucina, però penso questa cosa diventa invivibile. Guardi, se uno non gli funziona bene, oppure l'elettricità, che è un problema serio, il funzionamento basta poco per rendere invivibile. Poi non metto in dubbio che doveva nascere come domotica contro domotica. L'importante è adesso valutare e risolvere il problema materiale, concreto, gestionale che avete, eccetera. Noi ci auguriamo che sia il qui presente d'amico si insedi un attimo dopo e possiate risolvere. Ma lo stiamo già risolvendo la vedremo con problemi risolti. I mobili li avete distrutto, scappa, vede come scappa. I mobili l'hanno distrutto, ma non li... come rientrano la gente, le persone anziane come campano? Ecco, basta che se ne scappate. Ma come va? Dobbiamo fare insegnare. Vedi come scappa. Mi sento preso. Perché se n'è andato?